C'è un'atmosfera pesante, c'è qualcosa nell'aria, tanta disperazione. Cosa dobbiamo fare? Non ci sono risposte semplici, ovvio, ma se possiamo, attraverso programmi televisivi o anche con altri programmi mirati, far sapere alle persone che ognuno di noi è prezioso. E si comincia in famiglia. Non bisogna mai sottovalutare il rispetto. Io credo che nessuno possa crescere, a meno che non venga accettato esattamente per quello che è. Se uno continua a ripetere al figlio, quando crescerai andrà tutto bene, ed è una cosa molto frequente nel nostro paese. Tocca a te. Sì. E così un bambino è considerato per quello che sarà e non per quello che è. Perché sarà un grande consumatore un giorno. Perciò più in fretta gli facciamo lasciare il nido, in modo che possa uscire a comprare cose, meglio è. Quale credi che sia l'errore più grande che fanno i genitori crescendo i figli? Non ricordare la propria infanzia. Sì? Io credo che la cosa migliore che possiamo fare è di pensare com'era per noi e capire cosa stanno passando i nostri figli. È più difficile quando si diventa genitore. Da bambino dici sempre non lo farò mai quando tua madre o tuo padre lo fanno a te. Non lo farò mai a mio figlio. E poi arrivi alla nostra età e dimentichi com'era essere piccoli come loro. Lo dimentichi completamente. Ma questi bambini possono aiutare a ricordarti com'eri. Per questo quando diventi genitore hai una nuova occasione di crescere. Tu lo fai. Non hai mai... No, non riesco a immaginare. So che sei padre dei due ragazzi, ma non riesco a immaginare che tu abbia mai avuto problemi con i tuoi figli. Li hai avuti? Beh, ovviamente sono un essere umano come chiunque altro. Credevo che tu ti rivolgessi a loro e gli dicessi puoi dire buongiorno e loro lo ripetessero. Sai, moltissime persone mi fanno parodie solo per prendere...